Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Si sono avviati i lavori di ristrutturazione degli alloggi comunali delle famiglie in difficoltà. I 3 appartamenti saranno pronti entro quest'anno, accennate sopra. Sentiamo le parole della sindaca Claudia Colleoni. Quest'opera diciamo che è davvero importante per il comune di Cerate Sopra perché ci permette di riqualificare questi appartamenti che già erano dedicati a edilizia economica popolare. Villongo, l'unione all'insegna dei dialetti. Teatro dialettale a 2 passi dal lago. A Villongo è sbarcata la prima compagnia dialettale bresciana in territorio bergamasco. Uno scambio fra Val di Sebbia e Selvino Robico. Sentiamo intervista a Franco Bresciani della compagnia teatrale dialettale dell'Isola Bella. Teatro dialettale a 2 passi dal lago, a Villongo è sbarcata la prima compagnia bresciana in terra bergamasca dopo il gemellaggio sul ponte di fine gennaio all'interno di Bergamo-Brescia, capitali della cultura. Accoglie da sempre chi entra a Zingonia e ora può rappresentare il simbolo della ripartenza. È conosciuto come il missile della fontana. L'intento è di ridare il giusto valore a questa struttura cercando di renderla fruibile alla cittadinanza, racconta la sindaca di Ciserano. Il missile è il simbolo di Zingonia e lo è stato fin dall'inizio, quando iniziò il sogno di Zingone. Per questo in tutti gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione manteniamo questo grande simbolo a memoria ovviamente del passato e con prospettiva sul futuro. Dalla cicla pedonale della Liberty alla Torre Civica, dal mausoleo alla scogliera, al via 4 intervento sarnico. I numerosi lavori per una città più bella sono previsti a partire dal prossimo mese di marzo. Ecco a voi il video servizio di Luca Puni. Restyling a Sarnico, da marzo si entra nel vivo con un poker di interventi. Dal borgo medioevale al Liberty e sino al lago. Entro il 1 marzo si partirà con la riqualificazione e messa in sicurezza di 2 patrimoni del centro storico, la Torre Civica e la Torre di San Paolo. Bergamo, capitale europea del pattinaggio sul ghiaccio di velocità. Oltre 200 atleti tra gli 11 e i 15 anni hanno gareggiato all'Ice Lab di Bergamo. Ecco l'intervista di giovane vincitore Filippo Pezzoni. C'è emozione perché comunque riuscire a vincere una star class contro persone anche più grandi di me e molto più esperte è comunque un'emozione unica. Sciare a 1000 metri di altitudine in un inverno avaro di neve sull'altopiano di Selvino è possibile. Pure la sera, quando i protagonisti sul Monte Purito diventano gli alpinisti, ecco il servizio di Massimo Sonzoni. All'Imbrunire c'è un pendio perfettamente innevato nella Bergamasca a soli 1000 metri di quota che comincia ad animarsi. Sul Monte Purito, nel bel mezzo dell'altopiano di Selvino, il popolo dello sci alpinismo diventa protagonista. L'abbiamo detto più volte, quello che stiamo attraversando è l'ennesimo anomalo inverno. Ora potrebbero arrivare pioggia in pianura e neve in alta quota. Difficile però dare delle certezze quando le temperature primaverili sono sempre dietro l'angolo. Vediamo il servizio. Per chi confidava in un colpo di coda di una stagione fredda che in tutta onestà in poche occasioni si è palesata, con decise nevicate in quota capaci di ricordare quelle di un tempo, resterà con molta probabilità deluso pure questa volta. Sole e temperature dei primi giorni di marzo potrebbero però rendere quella in arrivo l'ennesima blanda perturbazione di uno strano periodo che, sempre con maggiori difficoltà, si riesce a definire inverno. Caro energia, bollette, che salasso! Gli aumenti di costi di gas ed elettricità hanno comportato uno scossone per i bilanci delle famiglie bergamasche, anche se meno rispetto a quanto accaduto in altre province lombarde. La vera buona notizia è la diminuzione del costo del gas, prezzi in discesa nelle bollette. Più
più 108% per l'energia elettrica, più 57% per il gas. Sono le variazioni delle bollette che i residenti della provincia di Bergamo hanno dovuto affrontare nell'anno che si è da poco concluso rispetto al 2021. Dalla quinta B della scuola Ghisleni. È tutto, buona giornata. Ciao, sono Eli e oggi ho fatto la cerchista. Ciao, sono Giorgia e oggi ho fatto la regista. Ciao, io sono Pietro e oggi ho fatto il cameraman. Un saluto dalla quinta B e dallo studio dell'Eco di Bergamo.